Alla Saatchi Gallery di Chelsea è ancora possibile, per altri 5 giorni, ammirare Civilization, mostra storica che ripercorre i fili televisivi della vita straordinariamente complessa in continua evoluzione dell'umanità in tutto il mondo, attraverso gli occhi di 150 tra i fotografi migliori del globo. Caratterizzato da molte immagini inedite, Civilization riconosce diverse culture materiali e spirituali che compongono le società globali di oggi, in Europa, Asia, Australia, Africa e Americhe. Esplorando una vasta gamma di argomenti, dai nostri grandi successi uniti ai nostri fallimenti collettivi, Civilization, The Way We Live Now, evidenzia la complessità e le contraddizioni della civiltà contemporanea. La mostra è concepita con un viaggio attraverso 8 capitoli tematici che descrivono il nostro mondo, dove siamo arrivati oggi, e pone gli interrogativi per il futuro, che vede la globalizzazione distruggere le culture, ma anche la tecnologia come speranza per il miglioramento delle condizioni umane. Si parte con il capitolo 1, Hive, dove viviamo, per descriverci come siamo oggi, per passare poi al capitolo 2, Alone Together, come ci relazioniamo gli uni con gli altri in una serie di fotografie che descrivono la solitudine del nostro tempo super connesso da media e dispositivi. Poi c'è Flow, il capitolo 3, su come muoviamo i nostri corpi e i nostri beni, seguito da Persuasion, il potere di influenza descritto attraverso le fotografie sui mass media e sul potere istituzionale e finanziario. Al capitolo 5 c'è Escape, come ci rilassiamo, una descrizione del tempo libero occidentale, fatto di spiagge popolate come città, alienazione della natura e ricezione della vita quotidiana di un mondo affollato senza pause. Il capitolo 6, Control, è dedicato al mantenimento dell'ordine e della disciplina attraverso i reportage fotografici sui tutori dell'ordine dei poveri, controllori della disciplina di un mondo di proteste contro l'ingiustizia. Il capitolo 7 è Rupture, rottura e disordine del sistema, con foto di tecnologie da demolire e rottamare. Infine Next, capitolo 8, sui nuovi mondi all'orizzonte, la speranza in un futuro migliore. La mostra è a cura di William Ewing e Holly Russell Perret Gentile, che chiuderà i battenti questa domenica 17 settembre. Tantissimi fotografi in primo piano, tra cui Andrei Alves de Oliveira, Murray Ballard, Olivo Barbieri, Sonia Lenzi, Carlo Valsecchi e Massimo Vitali. Il curatore William Ewing è autore, docente, curatore di fotografia ed ex direttore del Musée de l'Elysée di Losanna. Ha curato mostre alla Serpentine, Whitechapel, Barbican Galleries, alla Photographer Gallery, al Wellcome Institute e alla Somerset House. Holly Russell è una curatrice museologa specializzata in fotografia e arte contemporanea dell'Asia orientale. Attualmente è curatrice presso l'UCCA Center for Contemporary Art a Pechino. Il progetto è diretto da Todd Brandow, direttore ed esecutivo alla Foundation for the Exhibition of Photography di Minneapolis, e Bartolomeo Umari, direttore del Museum of Modern and Contemporary Art a Seoul, in Corea. Daniele Pace per Italy Today UK.